Buonasera cari amici, di nuovo insieme con Confagricoltura News. Vado subito a presentare l'ospite di questa puntata che abbiamo in collegamento Skype dalla sede di Via Luca Fancelli, Massimo Battisti, vice direttore di Confagricoltura Mantova. Ciao Massimo, ben trovato. Ciao Andrea, grazie. Allora, argomento di questa puntata, parliamo di CETA, cioè dell'accordo tra Unione Europea e Canada, un accordo che risale al 2017 e Massimo, c'è soddisfazione da parte di Confagricoltura per la decisione del governo di procedere alla ratifica di questo accordo? Sì, la novità è proprio questa, che finalmente il governo italiano, questo governo ha deciso di procedere alla ratifica e quindi di fatto avallare l'accordo, che non è di ieri, bensì insomma, risale ormai a 6 anni fa, 2017, come giustamente dicevi tu, però c'era stato sempre un certo timore nel procedere a questa ratifica, anche perché alcune parti politiche, secondo noi ingiustamente, non ritenevano di farlo. Ecco, dobbiamo ricordare questo, che in tutti questi anni ci sono dei dati che dimostrano che questo accordo bilaterale Unione Europea-Canada ha portato a grossi benefici per quanto riguarda gli scambi commerciali. Adesso, senza entrare nei settori che non riguardano l'agricoltura, che comunque i dati sono fortemente positivi anche per loro, dobbiamo ricordare che l'Italia globalmente ha aumentato la crescita, quindi ha aumentato il livello delle esportazioni verso il Canada di un 36% da allora, e che per quanto riguarda l'agroalimentare, quindi il settore in cui ci interessiamo noi, registriamo aumenti dell'80% nei 5 anni dell'ortofrutta trasformata verso il Canada, del 24% di bevande e vino alcolici e del 20% di quelli formaggio. Per cui riteniamo che sia stato un accordo positivo, attualmente lo è ancora. E l'altra cosa importante da dire è che c'è un riconoscimento da parte di quel paese dell'emisfero americano che di fatto riconosce 41 denominazioni di origine italiane tra IGP e TOP, quindi questo è molto importante. E concludo dicendo che non capiamo certe reticenze, certi così ostacoli posti da alcuni partiti politici, ma soprattutto devo dire da alcuni sindacati agricoli che, utilizzando anche così argomenti non plausibili, hanno sempre osteggiato questo accordo che, come invece abbiamo appena detto, è fortemente positivo per l'economia italiana e per l'agroalimentare italiano. Bene, Massimo, chiarissimo come sempre, grazie per il tuo intervento, grazie agli amici a casa che ci hanno seguito, a cui diamo appuntamento invece alla prossima settimana.